grande scommessa che stiamo lanciando a partire da oggi, sia attraverso il codice regionale del commercio nuovo, sia attraverso l'esperienza di Sicilia 2.0, serve proprio a dare nuova forza al commercio che sta dentro le nostre città. Parte dal confronto tra le associazioni di categoria e la regione toscana il vero cambiamento del mondo del commercio alla vigilia della riforma del testo unico. Con un convegno dal titolo Commercio in Toscana, evoluzione normativa e i centri commerciali naturali 2.0, gli attori di questo cambiamento si sono confrontati. Alla presenza del presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, e dell'assessore al commercio della regione toscana, Stefano Cioffo. L'impressione è che la toscanità debba tornare protagonista nei nostri borghi assieme al tessuto commerciale. La scommessa vera sarà sostenere questo tipo di percorso a partire da adesso e per i prossimi anni per rilanciare insieme commercio, attività, residenza, insieme soprattutto ovviamente alle città e ai nostri centri storici. Quando noi dicevamo che liberalizzazioni non avrebbe voluto dire comunque benefici, vantaggi per il commercio, eccetera, eccetera, questo poi nella pratica è stato vero. Quindi io mi auguro che la politica stia più vicino a chi sa, a chi conosce le problematiche e la realtà del commercio e che quindi collabori effettivamente insieme a noi per arrivare veramente a una soluzione. Credo che discutere insieme, come stamani lo stiamo facendo, di alcune opportunità possa indicarci la strada. Ciò che è stato esplorato sui centri commerciali naturali è forse il punto. E su questo dobbiamo insieme comprendere come possiamo essere più efficaci, come possiamo portare a sistema esperienze positive particolari che già abbiamo in Toscana e che esistono nel resto del mondo. Facendo tesoro del lavoro fatto, cercare di inquadrarle in una prospettiva che vede tutti gli attori allo stesso tavolo. Enti locali, regione, norme fiscali, norme urbanistiche, associazioni di categoria. Cercare di comprendere se i buoni intenti, i buoni propositi diventano anche buoni strumenti. E i tempi di questi buoni propositi si possono ipotizzare secondo lei? Il testo unico. Ho portato in giunta gli obiettivi, stiamo scrivendo il testo, io credo che appena passata la stagione estiva potremo portare e confrontarci sul testo definito, entro l'anno credo che questo lavoro possa dirsi compiuto.